Grazie Presidente. Io da vecchio riformista ascolto le parole di Laura Boldrini, ma purtroppo non riesco a essere ottimista come è ottimista lei. Perché vede, signor Presidente, in una vita intera io ho scoperto che il primo modo per discriminare qualcuno è negarne semplicemente l'esistenza. È il modo più comodo per dire che qualcuno è inferiore. Rifiutarsi di nominarlo, non dargli un nome, rimuoverlo. E quello che propone oggi il relatore è esattamente questo. Rifacciamoci alla Carta Olimpica, ma io la parola omofobia e transfobia non la voglio dire, perché io... Come nel regime degli, diciamo, nel regime fascista, lei sa che il codice Rocco non prevedeva il reato di omosessualità, Presidente. Perché non si puniva l'omosessualità? Perché punirla significava riconoscere che esisteva. E naturalmente per il regime gli italiani erano tutti eterosessuali. E questa è la medesima logica. Non si parla di omosessualità, oppure, come fa l'onorevole Sgarbi, dice ma quando mai l'omosessualità nello sport è una cosa normalissima? Ora vorrei dire per suo tramite l'onorevole Sgarbi che esistono molti ambienti del nostro paese dove per capire se l'omosessualità è normalissima oppure no basta vedere quante persone omosessuali si sentono a loro agio a dire non della propria sessualità ma a dire della propria vita, perché vede, si chiama omosessualità ma ha a che fare con la socialità, con gli affetti, col proprio essere, le proprie amicizie, col tempo libero che si usa, le vacanze. Perché guardi, sulla sessualità anche i più fortunati dedicano a questa attività soltanto una parte poco rilevante della propria vita. E l'onorevole Sgarbi, che forse fa eccezione, all'onorevole Sgarbi potrei dire che basta guardare... Onorevole Scalfarotto, si rivolga a me, sì, riporterò. Lei, vorrei dire all'onorevole Sgarbi che un altro settore dove l'omosessualità è bandita è la Camera dei Deputati, è la politica. Se l'onorevole Sgarbi avesse la curiosità di sapere quanti parlamentari vivono liberamente e dignitosamente alla luce del sole il fatto di avere un compagno o non una compagna, qui dentro saremmo 2 su 630, il che è statisticamente impossibile, signor Presidente. Il Presidente dell'Istat si rivolterebbe nel letto se gli dicessimo che siamo soltanto 2 su 630, il che vuol dire che tutti i colleghi qui dentro che sono gay o lesbiche e che non dicono di esserlo e lo fanno nelle proprie case senza far sapere niente a nessuno, sanno che questo non è un ambiente accogliente per loro e quindi, poiché possono scegliere se essere visibili o non visibili, scelgono di essere invisibili. Questo non ci esime, caro signor Presidente, dal dover fare un lavoro per fare in modo che queste persone si sentano a loro agio. Vale nella politica e vale nel Parlamento. Non ce l'abbiamo, vale nella politica e vale nello sport. Non ce l'abbiamo fatta per il momento nella politica e devo dire che questo governo, nonostante la presenza del Movimento 5 Stelle, del sottosegretario Spadafora che non perde occasione per occupare le prime posizioni in tutti i gay pride d'Italia, è un governo sicuramente omofobo e purtroppo è il governo che ci tocca. Lo vediamo anche quest'oggi. Grazie onorevole Scalfarotto. Onorevole Sgarbi, prego. Onorevole Presidente, si è aperto un dibattito importante.